noi festeggiamo, grandi ospiti abbiamo, è un vero onore, migliora l'umore, che raccolta speciale, Bundabash da cantare. Oh la la, Bundabash, Angelo! Benvenuti! Benvenuti! Ciao ragazzi! Come stai? Ciao. Grande Biggie Bash! Bene, bene, teniamo botta, ragazzi. Teniamo botta, siamo nei Beddi. Siamo nei Moi. Vedi, ho insegnato un po' di salentino anche alla brasiliana che mi chiedeva: ma perfetto, Bunda. Mi ha detto in brasiliano è il sedere. Non sì, è Bunda scritto Bunda, è Boom da boom. Bash. Ah, da Boom. Che è la botta che bisogna. È la botta che viene dal Salento, no? Che viene dal sud, vuol dire, no? Assolutamente sì, Bundabash, scomponendo il nome della giamaicano, significa un nome perfettamente in linea con le performance di Bundabash. Esce oggi una raccolta dei 15 anni di attività e di grandissimi successi, ma esce poi tra l'altro in una versione natalizia con... Allora, potete prendere il CD normale, CD limited edition autografato, LP con t-shirt, cioè di tutto. Senti, ragazzi, ne abbiamo di veramente di cotte e di crude quest'anno, assolutamente. Dove sei? Siamo collegati via Skype, per cui perdonate se c'è qualche piccolo problemino, lo dico sempre, purtroppo ci stiamo tristemente abituando a tutto ciò. Dove sei, Angelo? Guarda, io in questo momento sono a casa mia in Salento. Dove? Quindi sono Lecce. Lecce, paesino vicino a Lecce. Sì, Lecce sì. Città, dove? Dimmi qual è. Noi siamo Surbo. A Surbo, alle porte di Lecce. Lì, a Surbo. Sei in casa tua, studio, cos'è? Facci vedere, dai, curiosiamo. Guarda, in questo momento sono in una delle... Ecco. Mie camere da letto. Wow. Una delle mie camere da letto, cos'è? Sì, c'è la camera matrimoniale e poi c'è la cameretta. Albero di Natale, non vedo addobbi natalizi. Non vedo addobbi natalizi. Perché l'albero di Natale io l'ho fatto nella tavernetta, sta giù, dove non vi posso purtroppo portare adesso, perché altrimenti cadrebbe all'istante la connessione, però vi dico che il mio albero è un bell'albero. Dai. Senti, gli altri componenti dove sono? Gli altri Bunda, non ti sento più. Siamo praticamente, sì, un altro pezzo, mi senti? Sì, adesso sì. Mi sentite? Sì. Allora, dico, un altro pezzo di Bundabash è a Mesagne, un paesino, una Brindisi. Cittadina, insomma, la mia cittadina natale, esatto, vicino a Brindisi, un altro è a Trepuzzi e, insomma, siamo, Fabio Chetra è a Milano e... Però diciamo tre quarti di Bundabash sono qui in Salento. Senti, sì. In che maniera, visto che non c'è possibilità dei live e tutto il resto, promozionerete questo lavoro importante, insomma, che racchiude tutta la vostra attività? Guarda, ti dico, purtroppo ovviamente per motivi di cause di forza maggiore, insomma, la situazione che stiamo vivendo, non ci sarà data la possibilità di promuovere il disco nella maniera che più ci piace, cioè quello di incontrare proprio faccia a faccia i nostri fan, però stiamo facendo veramente un grande lavoro di interazione con i ragazzi che ci seguono sui social, stiamo lavorando molto via web, diciamo, perché purtroppo in questo periodo questo ci è concesso e, come si dice, si fa di necessità virtù, e quindi stiamo facendo un grande lavoro di promozione, soprattutto sul web, creando molta interazione con i ragazzi che ci scrivono, quindi sta andando alla grande. Dai. Senti, Don't Worry è una delle canzoni più passate, che insomma si distacca completamente da, tra virgolette, tormentoni. Cioè, una canzone molto, molto bella che arriva subito, però è distante dalla vostra. L'avete fatto per quale motivo? Per Natale? Da cosa è partita? Cosa vi ha ispirato per realizzare Don't Worry? Guarda, ti dico, Don't Worry in realtà nasce, il provino di Don't Worry è stato fatto all'incirca un anno fa, quindi stiamo parlando dello scorso gennaio, e io dico sempre che mi piace usare questa citazione, no? Ogni canzone è un vestito, e quindi con Don't Worry abbiamo deciso di scrivere questo pezzo un anno fa, che voleva essere un inno alla speranza, un inno alla ricerca della luce, alla positività, per tutte quelle che sono le più disparate situazioni di difficoltà nelle quali uno si può ritrovare nella vita. Quindi, al di là del disastro che abbiamo vissuto, insomma, recentemente. Assolutamente sì, perché è stata scritta prima. Quando poi c'è stato il momento di tirare fuori un singolo che anticipasse l'uscita dell'album,
allora abbiamo subito pensato a Don't Worry, perché pensiamo che in questo momento in particolar modo la gente abbia bisogno di un po' di speranza, che è una merce molto rara in questo periodo, molto... e quindi abbiamo detto esatto, e quindi abbiamo tirato fuori Don't Worry, che sta facendo quello che noi pensavamo. Cioè, uno dei complimenti più belli che le persone ci stanno facendo è il fatto di ricevere positività da questo brano. Le persone ci dicono: grazie ragazzi, ne avevamo bisogno. Quindi questa è la soddisfazione più grande in questo momento. Senti, per noi arrivano tanti messaggi di vostri fan: Rossana da Taranto, Bundabash vi adoro, Marco, e tutta una serie di altri apprezzamenti. Insomma, una bella storia, avete realizzato una bella storia, e spero che continui. Poi io, da fratello di latitudine, io sono di Racale, per cui insomma... Ah, di che stiamo parlando, ragazzi? Per cui vi sono molto vicino. Grazie. Don't Worry esce oggi. Il nuovo disco è un'antologia, la raccolta di 15 anni di storia dei Bundabash. Ciao, grazie mille. Ciao, ragazzi.